Questo è un capitolo un po' speciale. Abbiamo visto fino adesso come il sistema ci condiziona, come il sistema ha creato questi programmi dentro di noi. Abbiamo visto come sin dal primo dopoguerra qualcuno ha creato apposta il nostro bisogno di consumismo, ci ha trasformato da bisognisti in consumisti. E i consumisti che consumano i beni delle grandi aziende, delle corporations, attraverso i soldi dati dalle banche proprietarie di alcune famiglie. Quelle che a volte vengono chiamati illuminati, quelli che a volte vengono chiamati il sistema, il nuovo ordine mondiale. Ma che cos'è questo sistema? Questo sistema fatto di persone che alla fine dei giochi non vogliono far altro che possedere quanto più possibile e controllare quanto più possibile, controllare gli umani, controllare te, controllare la tua famiglia, controllare ciò che fai, controllare dove vai, controllare qualunque cosa, e dopo ancora controllare il tempo, controllare la natura, depredare la natura e controllare gli eventi atmosferici. Hanno la smania del controllo, hanno la smania del possesso. Questo è il sistema che in qualche modo ci sta rendendo schiavi, attraverso i beni, attraverso il denaro, attraverso i debiti. Ci vogliono schiavi, ci vogliono controllati, ci vogliono consumisti. E ormai tutto questo è palese, ormai, dopo quello che hai visto, dopo quello che sai, ti sei reso conto che funziona così, che siamo programmati così, che siamo tutti schiavi. Ma la domanda adesso è, perché nessuno fa nulla? Perché continuiamo a lamentarci? Perché l'unica grande azione che riusciamo a fare contro questo sistema che ci schiavizza è fare click e condividere qualcosa su Facebook? Perché nessuno fa un'azione concreta? Perché nessuno fa qualcosa di reale? Perché nessuno non reagisce concretamente a questa situazione? La risposta è molto semplice. Se andiamo a chiederci chi è il sistema, chi c'è dietro il sistema, beh, gli unici contro cui dobbiamo puntare il dito siamo noi stessi. Pensaci. Rispondi a queste domande. Negli ultimi mesi ti è mai capitato di voler avere qualcosa che vedevi sullo scaffale di un negozio, che vedevi in mano a qualche tuo amico, un telefono, una macchina, una moto, che tu non avevi e non ti potevi permettere? L'hai desiderata, l'avresti voluta avere, ti saresti sentito meglio, più figo, migliore? Rispondi a questa domanda. E rispondi ancora. Negli ultimi mesi quante volte hai voluto controllare qualcuno? Magari i tuoi figli, magari la tua donna, il tuo uomo, magari i tuoi dipendenti o il tuo capo. Quante volte avresti voluto che le persone attorno a te avessero fatto esattamente quello che tu volevi, quello che ti faceva piacere, quello che secondo te era giusto? E quante volte hai cercato di manipolare il loro pensiero, di controllare il loro pensiero? Rispondi. Quante volte hai giocato all'otto, alla lotteria in questi mesi, nella speranza di vincere milioni di euro? Per farci cosa? Rispondi. Quante volte hai desiderato la donna o l'uomo di qualcun altro che non potevi avere, che non poteva essere al tuo fianco e magari hai invidiato quella persona? Quante volte hai visto qualcuno che aveva qualcosa che tu volevi, che ti piaceva e tu non potevi averla e hai invidiato questa persona? Quante volte è successo? Beh, allora sappi che il sistema non è fuori di te, il sistema è dentro di te. È dentro la tua testa. Il sistema è un virus che si è impiantato nella tua testa e che ti fa avere voglia di possedere, ti fa avere voglia di controllare, esattamente come quelli che gestiscono tutto. In natura esiste una regola: come in piccolo, così in grande. E così come i tuoi pensieri nel piccolo desiderano, bramano di poter avere qualcosa in più, di poter controllare le persone attorno a te, così in grande altre persone un po' più potenti non fanno altro che essere mossi dallo stesso pensiero, dalla stessa bramosia, dalla stessa voglia, dal tuo stesso principio di voler avere, ottenere, possedere, controllare. E se davvero vogliamo liberarci di queste catene, se davvero vogliamo ritornare liberi e non più schiavi di questo sistema, beh, per prima cosa dobbiamo estirpare il sistema da dentro di noi, da dentro la nostra testa. E nel momento in cui noi per primi non avremo più bisogno di controllare o di possedere sempre di più, allora il sistema non potrà più controllare noi.
Nel momento in cui noi lasceremo libere le persone attorno a noi, noi non avremo più questa voglia di dover possedere di più per sentirci migliori, per sentirsi più accettati, per sentirci in qualche modo in linea con questa società. Allora questo sistema sarà stato estirpato dalla nostra testa. Allora e soltanto allora il sistema lì fuori non troverà più niente su cui aggrapparsi dentro di noi. Questa è la vera rivoluzione che dobbiamo fare. Questo è il primo passo che dobbiamo fare. Estirpare questo virus dalla nostra testa. E allora, soltanto allora, saremo davvero liberi. Ma a questo punto di questo progetto ti chiedo di fare una scelta. Ora che hai compreso il sistema che sta lì fuori, ora che hai compreso di essere uno schiavo, ora che hai compreso che il sistema ce l'hai prima qui dentro ed è questo quello che realmente ti rende schiavo, ora che hai compreso tutto questo, ti chiedo di fare una scelta coerente, una scelta consapevole, una scelta e un'azione. E adesso scegli se far finta ancora di niente e restare schiavo di questo sistema e restare pecora in questo gregge comandato da qualcun altro che ti controlla, che decide quello che devi fare, che decide quello che devi comprare. Scegli di restare in questo gregge, ma ti prego, non lamentarti più. Il lamento è una cosa inutile. Se c'è una cosa che non va, cambiala. Non aspettare che qualcuno la cambi per te. Alza il culo e cambiala. Prima di tutto, tu devi fare qualcosa qui dentro e il tuo cambiamento cambierà necessariamente le persone attorno a te e le persone attorno a te cambieranno quelle attorno a loro e di giorno in giorno il mondo cambierà. Se invece ti sei stufato di essere uno schiavo, allora fa qualcosa di concreto e facciamolo tutti assieme. Innanzitutto decidiamo di estirpare questo sistema dentro di noi e poi tutti assieme, tutte quelle persone ormai ripulite da questo virus, tutti assieme realizziamo un progetto concreto e tutti assieme diventeremo delle cellule vive, degli anticorpi per questa nostra terra che ormai sta marcendo. Tutti assieme possiamo cambiare le cose, tutti assieme possiamo davvero creare una rivoluzione interiore che potrà trasformarsi in questa vita o nelle prossime, in un cambiamento radicale della nostra terra, del nostro pianeta, e finalmente potremo dare a noi stessi, ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo migliore in cui vivere, un mondo rispettoso della madre natura, un mondo rispettoso della nostra natura, di ciò che siamo, un mondo rispettoso dei nostri pensieri, un mondo rispettoso della nostra identità. E allora, se hai deciso di rompere queste catene, fa un'azione concreta adesso. Subito dopo questo video, segui le istruzioni e cominceremo assieme a creare un gruppo che potrà davvero cambiare le cose. Quello che sto facendo oggi qui non è un mio progetto, non è una mia idea. All'interno del cuore di ognuno di noi c'è un'idea. All'interno del cuore di ognuno di noi rimbomba, sin dall'inizio dei tempi, questa idea. Se ti fermi un attimo ad ascoltarla, c'è da qualche parte una vocina nel tuo cuore che ti ricorda che tu stai su questa terra per poter essere libero, per poter essere sano, per poter essere felice e per poter far sì che questo mondo diventi un posto migliore dove vivere, tu e le tue specie a venire. Questa idea rimbomba dentro i nostri cuori sin dall'inizio dei tempi. E da questa idea io mi sono messo al servizio. Con il mio ruolo, con quello che so fare, con questi video, con la formazione e con tutto ciò che verrà, io farò il mio per far sì che questa idea diventi qualcosa di reale. Essere al servizio di un'idea vuol dire poter creare qualcosa che non si può fermare, non si può uccidere e che continuerà negli anni a venire, nelle generazioni a venire. Semplicemente dobbiamo farla partire. Io mi sono messo a servizio di quest'idea. E tu?